risotto, è un po' meno dietetico della precedente ricetta, che era una zuppa con orzo, ceci e zucca, la trovate qui. E è un risotto sempre alla zucca, infatti io vi avevo chiesto su Facebook 5 minuti prima di andare a fare la spesa: cosa cucino stasera? Un risotto vorrei, ma come? E nei commenti più persone mi hanno appunto richiesto il risotto alla zucca, e quindi eccolo qui. Io alla fine l'ho mantecato con il gorgonzola. Potete saltare questo step per renderlo più leggero e anche meno calorico, oppure se non vi piace il gorgonzola potete utilizzare altri formaggi forti come il taleggio, oppure un pochino più delicati come il camembert, come il brie, oppure mantenere la linea della dolcezza della zucca con dello stracchino, con della Philadelphia. Potete evitare completamente di mettere formaggi, oppure potete mantecarlo alla fine semplicemente con un bel cucchiaio di parmigiano. La ricetta è molto semplice, ve la faccio vedere passo passo, la trovate poi sul blog www.menomalesorgolosa.com. trovate sotto il link a tutti i social: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google Plus, che è diventato importantissimo, come immagino saprete. E niente, un bacione e alla prossima! Ingredienti per due persone: 150 g di riso arborio, zucca fresca a dadini quanto basta, ma abbondare è meglio, uno scalogno, brodo vegetale bollente, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, pepe quanto basta, gorgonzola quanto basta o altri formaggi a piacere. Trito la cipolla, come dico sempre a me piace tanto, quindi abbondo, quello fate un pochino voi, va bene sia la cipolla che lo scalogno che il porro. Taglio la zucca a pezzetti, io la faccio molto piccola perché preferisco che quasi che si squagli nel risotto, quindi che non rimanga a pezzettini interi ma che si sciolga un pochino di più. Se preferite invece avere pezzetti più interi, più solidi nel risotto, basterà tagliarla a pezzi più grossi. Aggiungo la cipolla che ho messo nella pentola, circa 2 cucchiaini di olio, e faccio soffriggere finché non imbiondisce. La cipolla si è imbiondita, anche un pochino troppo in effetti, mi sono distratta un secondo e si è un po' bruciacchiata, ma fa lo stesso. Aggiungo la zucca e lascio insaporire la zucca per qualche minuto, così soffriggendola con la cipolla. Intanto ho messo a bollire il brodo, così quando mi serve è bello caldo e pronto. Passati circa 5 minuti aggiungo il riso e lo faccio tostare, ovvero sempre girando aspettiamo che quasi il riso si attacchi alla pentola, sentiamo appunto uno scricchiolio di questo riso che si attacca quasi alla pentola, questo è tostare il riso. Sentite questo scricchiolio di fondo, questo ecco, questo è il riso che sta tostando. A questo punto aggiungo il vino bianco. E lo lascio sfumare. Sfumato il vino bianco, comincio ad aggiungere il brodo. E ne aggiungo una piccola quantità alla volta, aspettando che quello precedente si sia assorbito. Quindi un mestolino alla volta finché si assorbe e si riaggiunge, finché il riso non è cotto. Io ho utilizzato del riso arborio. Allora, il riso è pronto, ho spento il fuoco. Ora aggiungo un po' di pepe, che appunto macino sul momento. E aggiungo anche il gorgonzola. Quindi a fuoco spento. Aggiungo a questo punto una grattugiatina di parmigiano fresco, per me irrinunciabile sul risotto, e buon appetito a me!